Continui sversamenti nel torrente Talla che attraversa Calbenzano. Non è la prima volta che accade e l'ultima volta invece è accaduto proprio ieri, con l'acqua, con molta schiuma e cattivo odore. Che cosa è successo esattamente? Esattamente ieri pomeriggio, cioè fine del pomeriggio, questo torrente che vedete alle nostre spalle praticamente ha cambiato colore, è diventato completamente di colore marrone e dove l'acqua aveva più forza creava una schiuma fortissima che a vederlo da lontano sembrava tipo neve e questo è durato per molto tempo, anche questa mattina c'era ancora schiuma, poi piano piano la forza del fiume la porta via, ma l'acqua adesso come voi la vedete sembra abbastanza limpida. In realtà purtroppo rispetto a quella che era anche un anno fa, con tutto che un anno fa c'era stata molta siccità, quindi c'era molta meno acqua, è scura per noi, quest'acqua è strana e questo secondo noi, e non solo secondo noi, è per colpa della centrale a biomasse che è nata da qualche mese, più o meno è entrata in funzione a dicembre, in questa montagna qui sopra, ma praticamente a 1 chilometro da qui. E questa centrale che continua a lavorare, nonostante questi sversamenti che accadono di frequente, ultimamente non tantissimo, però nel periodo gennaio-febbraio è successo molto spesso, acqua nera o grigia, lavorano liquami di scarti animali, quindi escrementi di animali. E non sappiamo noi come lavorino e non sappiamo che tipo di materiali lavorino, sappiamo che c'è una normativa per questo e non sappiamo se loro la rispettano. Il dubbio che ci viene è che non la rispettino, perché se i liquami creano acqua grigia e schiumosa come se ci fosse del detersivo, c'è qualcosa che non va. C'è stata comunque anche una moria di pesci. Sì, infatti anche voi avete raccolto delle immagini. In questo momento, ora da qui è lontano per vederlo, però ci sono molti pesci di tutte le dimensioni morti lì. Vi siete costituiti in un comitato, avete chiamato anche ieri come le volte precedenti l'ARPAT, le istituzioni locali e le forze dell'ordine. Sì, è da subito, quando hanno iniziato a manifestarsi questi fenomeni, la comunità di Calbenzano si è subito mossa, non solo di Calbenzano, anche paesi qui vicini, Santa Mama, anche la stessa qui in collina di Serboli, anche loro hanno avuto moltissimi problemi, molti più poi di quelli che vediamo noi. Abbiamo costituito questo comitato che si sta ancora in realtà costituendo e stiamo cercando di fare tutte le verifiche del caso, perché purtroppo le autorità non le fanno. Cioè è assurdo che un cittadino debba andare a prendere un campione di acqua, dovrebbe venire l'USL, dovrebbe venire il comune, dovrebbe occuparsi il comune di queste cose secondo me e secondo noi cittadini di Calbenzano. È incredibile che io debba andare a rischiare un tumore per vedere se l'acqua è sana o no, dovrebbe interessare forse di più al sindaco o comunque all'amministrazione di Subiano, questo è il mio appello personale ovviamente. Comunque l'ARPAT è venuta, ha raccolto dei campioni, però non avete mai avuto qual è stato l'esito delle analisi? Allora, non ha raccolto dei campioni, ha fatto delle analisi chimiche e ancora non sappiamo qual è l'esito delle analisi. E vorrebbe fare anche delle analisi batteriologiche, ma purtroppo pare che le procedure e gli iter per fare questi tipi di accertamenti siano difficili. O perlomeno sono difficili per un comitato di cittadini che ancora si sta creando, probabilmente costeranno anche dei soldi, a quello che ho capito dall'ultima riunione. Non è che noi ci scocci spendere, però insomma magari come si sa c'è crisi, la gente magari neanche ce l'ha in questo momento la disponibilità di dare una cifra per fare queste analisi, mentre magari, come ripeto, per un'amministrazione o per l'USL dovrebbe essere normale amministrazione. Non dimentichiamo che oltre a creare problemi nel torrente Talla è un affluente dell'Arno, qui a pochi metri c'è l'Arno. Siamo arrivati e ora noi qui abbiamo una siepe, ma di là c'è l'Arno, quindi tutta la schiuma che voi avete visto ieri sera è già passata da Subiano, da Giovi, starà già oltre Firenze insomma.